Questo video è offerto da Faccini contro una Juve stabile ottimamente disposta in campo. Si è vista una lupa Roma sottotono. Sì, comunque noi abbiamo cercato di dare il massimo, cioè, poi loro sono stati bravi, anche fortunati a trovare questo gol che cioè, magari ci sono un po' sul nostro umore, però comunque cioè, noi abbiamo dato tutto in campo e poi sono stati più concreti loro. Cosa è mancato soprattutto alla Lupa Roma? Perché in avvio di ripresa con quella sorta di 4-2-3-1 qualcosa di buono si era comunque iniziato a vedere? Sì, ci abbiamo avuto questa fiammata, poi è chiaro che purtroppo non abbiamo inciso abbastanza davanti, siamo stati, come ho detto prima, poco concreti. Soprattutto al centrocampo la Juve stabile aveva imbrigliato bene e non vi ha permesso di raggiungere facilmente la porta. Ma loro sono stati molto cattivi anche sulle seconde palle, poi con questa grossa fisicità che c'avevano in mezzo, insomma, ci hanno messo in difficoltà. Diceva mister Cucciari poco fa, dopo questa sconfitta probabilmente torneremo umili, è proprio l'umiltà che è mancata oggi? Sì, forse magari un pizzico di umiltà in più ci avrebbe permesso di essere più concentrati e magari più cattivi. Però, come ho detto, noi abbiamo dato il massimo e l'avversario magari è stato pure un pochino più preparato di noi. Quando purtroppo perdi non c'è nulla da dire. Qual è l'obiettivo della Lupa Roma in questo campionato dopo questa sconfitta? Il nostro obiettivo, l'abbiamo sempre detto, che è la salvezza. Poi è chiaro che adesso abbiamo perso due campi comunque abbastanza importanti, cioè Matera e Juve Stabia. E anche a Matera non è che ci sia stata sta supremazia totale della squadra avversaria, quindi noi continuiamo a fare il nostro gioco cercando di imporre sia in casa, il nostro gioco sia in casa che fuori. Poi quello che verrà, insomma, noi magari sì, questa è una sconfitta che ci rimetterà in riga e torneremo ancora più carichi di prima.